bellissimo. E magari aprire il sipario, che ne dite? Abbiamo preparato qualcosa, una sorpresina per Gastone. Vieni Gastone, vieni. Se lo merita l'applauso. Sono i nostri momenti più rappresentativi. Tanti, vi ringrazio, c'è stato qualcuno che mi ha fatto muovere, grazie, una linea. Io sono qui in mezzo a voi, vorrei prima di tutto ringraziare gli amici, coloro che mi hanno caricato di questa grossa responsabilità, ma come mio modo di fare immediatamente ho accettato, perché un qualcosa che mi ha trasmesso la mia famiglia, questa forza che viene dalla terra di Monte Aranaro, ce l'ha data e l'abbiamo dentro, questa consapevolezza che quando c'è da fare una cosa bisogna farla, bisogna impegnarsi al massimo per la realizzazione, e mi sembra giusto che io, che la mia famiglia, ma soprattutto questo gruppo di amici continuino in questo forte e grande impegno per la città di Monte Aranaro. Vedete, non è facile parlare in mezzo a voi, qui si sentono le vostre energie, il vostro amore, anche le vostre passioni, però io voglio iniziare a dire qualcosa di concreto per la città di Monte Aranaro. Moltissime critiche, moltissimi accenni di dissenso si sono sentiti spesso attraverso la città di Monte Aranaro. Io vi assicuro che l'esperienza che mi hanno consentito questi amici di fare mi ha portato a rafforzarmi anche all'interno della vita amministrativa. L'esperienza dei servizi sociali mi ha fatto conoscere una città che effettivamente non conoscevo, mi ha aperto gli occhi su alcune situazioni, su uno spaccato particolare della Monte Aranaro. Monte Aranaro effettivamente ha ragione Gianni Basso quando dice a Monte Aranaro ci sono anche delle situazioni particolari. Ebbene, noi abbiamo lavorato affinché queste situazioni si tramutassero in un sorriso. Vedo alcuni colleghi che mi hanno aiutato nei servizi sociali per raggiungere questo obiettivo. Ebbene, un ringraziamento, un sorriso, delle volte ti toglie la fatica, l'impegno che quotidianamente mettiamo per la realizzazione di queste cose. Per quanto riguarda l'urbanistica, lì è stata un'esperienza di vita un po' particolare, perché lì ti insegna effettivamente quali sono gli strumenti per dirigere una città, ti insegna cosa fare per amministrare una città. Vedete, attraverso l'urbanistica siamo riusciti a realizzare alcune delle cose che vediamo qui alle spalle. Attraverso l'urbanistica siamo riusciti a mettere in campo alcune cose che non riuscivamo sicuramente a mettere in campo, perché i trasferimenti dei soldi dello Stato non ci sono stati, laddove c'erano state delle promesse non sono arrivate, e quindi grazie a strumenti dell'urbanistica siamo riusciti a realizzare diverse opere pubbliche a Monte Aranaro importanti, facendo i cosiddetti accordi di programma, varianti, mettendosi intorno a un tavolo con diversi imprenditori per realizzare quello che vediamo in giro per la città in termini di parchi e di giardini. Monte Aranaro, la mia città, il mio cuore. Noi qualche tempo fa ci siamo chiesti come dovevamo vedere Monte Aranaro, il sogno a cui si riferiva prima, il sogno che attraverso il nostro sforzo diventa realtà. Vedete, quella che stiamo vivendo attualmente è una crisi profonda che ti toglie,
che colpisce l'animo perché non si vede più il futuro. E quando una città, una nazione non ha più futuro, stiamo alla frutta, alla fine. Noi abbiamo cercato, per quanto di nostra competenza, ma abbiamo cercato di capire questa situazione prima che arrivasse. Quella scelta eccezionale, quel lampo di genio che è stato il villaggio del lavoro, che spesso leggo su alcune riviste dei giornali descritta come fallimento, ha permesso a diverse centinaia di persone di avere ancora un posto di lavoro, ha permesso di inserire nel tessuto produttivo di Montegranaro altre aziende di altri settori, al di là della nostra produzione calzaturiera, come l'alimentare, come i servizi, come la metalmeccanica. E quando si creano posti di lavoro si dà la possibilità ai nostri figli di vedere un bel futuro. Quando si arriva e si vede che attraverso l'urbanistica si ha la possibilità di avere un albergo a Montegranaro, al di là della bellezza dei 4 stelle, del fatto che all'interno c'è una piscina, un beauty farm e sicuramente dei servizi eccezionali, io vedo lì 25-30 persone che ci lavorano. Quindi significa che assicura la vita e la continuazione a Montegranaro dei propri figli. Vedete, qualche tempo fa, lo voglio dire, non sarò noioso, non sapevo se dirlo o meno. Qualche anno fa fui invitato a una riunione con l'amico Graziano Di Battista, c'era a Sant'Elpidio l'allora ministro Fassino, ministro del commercio con l'estero. Ci disse, su un'assemblea di imprenditori e di artigiani a Sant'Elpidio al teatro, che in poche parole il governo centrale, la comunità europea, aveva deciso a tavolino che le nostre aziende le dovevamo trasferire in Romania. Avevano deciso che la produzione calzaturiera e quella della cravatta, se non ricordo male, era stata ceduta dall'Italia perché noi dovevamo farci carico dell'economia di queste nazioni. C'è stato un applauso profondo. C'è stato un applauso che io mi guardavo in giro e dico: ma questi signori capiscono ciò che si stanno dicendo? Cioè, i nostri operai, le persone che stanno a fianco a noi dalla mattina alla sera, che cosa facciamo? Creiamo un aeroporto, mettiamo un aereo e li portiamo a lavorare in Romania? Allora, questi sono gli sbagli della politica che poi noi paghiamo in seguito. Queste cose dobbiamo evitare. Vedete, quando noi qualche anno fa decidemmo sul filo della lana di concedere delle autorizzazioni per l'apertura di outlet a determinate aziende a Villa Luciani, che cosa abbiamo pensato? Abbiamo visto in quella zona il futuro di Montegranaro, la possibilità di lasciare a Montegranaro i nostri figli a lavorare. Cioè, noi dando queste autorizzazioni, permettendo l'arrivo di aziende fuori dal territorio di Montegranaro, abbiamo creato quelle condizioni di turismo a cui si riferiva il sindaco Gianni Basso, e quindi abbiamo permesso la continuazione e la permanenza dei giovani a Montegranaro con l'impiego. Sono queste le decisioni forti, importanti, che abbiamo preso in questi anni. Vedete, ho letto sui giornali, sento affermazioni: ma voi che avete fatto i marciapiedi, avete asfaltato le strade? Non lo so io, forse non era un nostro sogno qualche anno fa nel 99, quando ho deciso di impegnarmi per la città di Montegranaro, quella di uscire a San Livorio, avere la possibilità di arrivare fino al Caposanto a trovare i nostri avi andando a piedi. Non è un sogno che diventa realtà? Non è quello che avevamo in mente? Questa è una squadra che è riuscita a tramutare sempre i sogni in realtà. Io un appunto però vorrei fare alla città di Montegranaro, una città tenace, forte, che ha degli imprenditori capaci, che sa rimboccarsi le mani, sa lavorare a testa bassa e sa impegnare